Il rifiuto del portiere Vincenzo Fiorillo all'offerta degli Azzeri del Karabakh è stato un mini sussulto in una fase di calcio mercato piuttosto stagnante per il Pescara. Tante le voci ma pochissime le operazioni in entrata concluse. La sensazione è che una parte cospicua delle cessioni e degli acquisti sarà portata a termine a raduno già iniziato. Ricordando peraltro che il mercato quest'anno durerà un paio di settimane meno. Apertura ufficiale prevista per domenica prossima 1 luglio e chiusura venerdì 17. 7 agosto, alla vigilia della prima di campionato di Serie A e ad una settimana dall'inizio di quello cadetto. L'evento che più può condizionare le mosse del Presidente Sebastiani e del DS Leone è la cessione di Gaston Brugman, valutato non meno di 3 milioni di euro. Come detto più volte il giocatore è nei radar di squadre italiane, tedesche, francesi e soprattutto spagnole, ma ad oggi nessuna proposta ufficiale è giunta sul tavolo del delfino. La cessione darebbe maggiori risorse da poter riversare sul mercato in entrata. In caso di mancata partenza il Pescara avrebbe comunque in organico un elemento cardine intorno al quale costruire la squadra. Per il prossimo anno, pur con qualche disponibilità in meno, con Brugman in rosa la priorità assoluta diventerebbe il centravanti, considerata la partenza di Pettinari e quella scontata di Coco. Mentre Bonino, al momento, sembra essere un profilo buono come alternativa, non come il titolare da 15-20 gol. La pista Melchiorri non è semplice perché il Carpi vuole trattare col Cagliari la permanenza in Emilia, perché sull'attaccante marchigiano si è fiondato anche il Lecce, non pago di Pettinari, e perché, ma questo scoglio vale per tutti, Melchiorri. Ha un ingaggio molto alto per la Serie B. Così sembrano restare in piedi le soluzioni Lamin Jalou del Chievo, lo scorso anno in prestito al Cesena, e Bruno Petkovic del Bologna, appena rientrato dal prestito al Verona. Circa il settore secondo i punti esterni si attendono sviluppi dall'operazione con il Genoa Luigi Carillo, difensore di proprietà del Pescara, l'ultima stagione in prestito al Pisa, ha già superato le visite mediche col club di Preziosi in cambio il Pescara potrebbe ottenere Riccardo Improta e Raul Asensio anche se il dilatarsi dei tempi ha portato alcune squadre, Benevento in primis a fare un sondaggio in particolare per Improta così come, sempre col Genoa si sono dilatati i tempi per l'operazione Zampano-Fiamozzi, meno preoccupazioni desta il settore del Difesa. Con la permanenza di Fiorillo tra i pali e la probabile conferma di Campagnaro, il reparto potrebbe subire variazioni in caso di partenza di Fornasier e l'arrivo di un centrale di categoria come Scognamiglio. Sulle fasce, sempre in attesa di sviluppi sul fronte Zampano, l'acquisto a parametro zero di Celiento e le permanenze di Balzano e Crescenzi danno adeguate garanzie. La società sta anche vagliando il prolungamento del contratto col Terzino Scuola Roma.